mai vista una stagione così con poca neve. Arriverà tutta insieme dopo, speriamo. Beh, a parte i miracoli che hanno fatto, ha fatto due notti di freddo e sono in quelle due notti sono riusciti a sparare quel minimo per aprire una pista. Già se faceva 3, 4, 5 notti riuscivamo a fare un po' tutto. Noi siamo venuti, sì, in teoria per sciare, ma non essendoci neve si prende il sole, via, ecco. Spero, come dire, che la situazione possa cambiare, lo spero per innanzitutto per il clima, per la natura e per, in secondo luogo, anche per l'economia del posto, di Sestola, di Fanano, di Passo del Lupo. Il Cimone, quella lassù è la vetta più alta, 2180 metri, è il punto più alto qui dell'Appennino centrale. E tra l'altro avevamo anche tutto un impianto di innevamento nuovo, molto moderno, e quindi avevamo delle grandi aspettative. Però le temperature non sono mai scese sotto lo 0 gradi, per cui non è stato possibile produrre neve a sufficienza per aprire la stazione. Da Alberto Tomba e anche da Zeno Colò, qui abbiamo avuto dei campioni nelle zone vicine, insomma, che hanno portato lustro a questi posti. Però insomma non si può vivere solo di passato, bisogna vivere di presente, e il presente si chiama neve.